possano essere abbagliati da queste idee profondamente sbagliate. Ha chiesto di replicare Roberto Fiore per Forza Nuova. È il grande capitalismo, è Soros che vuole l'immigrazione, anzi l'invasione dell'Europa e dell'Italia. Il grande capitale, per motivi che l'esponente del Partito Comunista conosce, il grande capitale vuole basse paghe, vuole creare un sottoproletariato, non più un proletariato, ma un sottoproletariato, e vuole distruggere la classe media. L'immigrazione è lo strumento che ha utilizzato oltretutto per creare, diciamolo, una confusione culturale, una confusione etica, e oltretutto per permettere l'invasione del fondamentalismo islamico. Anche di Stefano Casapound ha chiesto di replicare. Sì, non è mai stato il nostro slogan, non ce l'abbiamo noi, non ce l'avranno loro, anzi noi siamo nelle periferie a tutelare gli italiani che vengono scavalcati dagli altri, ma proponiamo delle soluzioni. Noi vorremmo che lo Stato intervenisse per costruire le case popolari, per mettere in piedi il mutuo sociale, che è una nostra proposta per dare casa ai giovani senza passare attraverso le banche, e con questo intervento pubblico noi potremmo smettere di giocarci ogni casa popolare nelle periferie col pugnale fra i denti, fra gli italiani e gli immigrati. Servono case per tutti, ma per farlo serve lo Stato che interviene con la spesa pubblica. Me lo aspettavo, contro replica di Rizzo. Ma io ho visto quelle immagini, adesso non so chi fossero, che veniva schiacciato il pane. È una cosa terribile. L'idea che proletari italiani vivano una condizione di difficoltà enorme e altri proletari, altre povera gente, bambine, famiglie, vengano attaccate in una guerra tra poveri. È davvero il capolavoro delle classi dominanti. Si parla di attacco al capitalismo, ma alla fine, lo dico, è come dire, questi neofascisti, nuovi fascisti, stanno dalla parte dei padroni. Restiamo ai temi economici per questo quarto giro, anche che leggendo i vostri programmi ci sono delle convergenze apparentemente sorprendenti. Di Stefano, riprendiamo da lei. Per voi le soluzioni sono nazionali, vorreste l'abolizione dei trattati europei, quelli anche che stabiliscono i vincoli di debito e deficit, e via la Banca Centrale Europea, in Italia un programma di nazionalizzazioni, controllo pubblico del sistema bancario. Ma siete sicuri che lo Stato, diciamo uno Stato imprenditore, sarebbe la soluzione? Assolutamente sì, nel passato è stata la soluzione che ha portato sviluppo e prosperità a questa nazione, dove c'era una diffusa piccola, media e piccolissima imprenditoria, e dove lo Stato invece teneva salde le mani negli interessi nazionali veri, quando i sistemi del trasporto nazionale, l'energia erano nelle mani dello Stato e gli altri si occupavano di lavorare. Quindi questa secondo noi è la via da seguire, e soprattutto una banca centrale italiana sotto il controllo del Ministero del Tesoro, che si fa acquirente in ultima istanza dei titoli di debito pubblico non collocati sul mercato nazionale, ovvero il risparmio nazionale compra il debito pubblico italiano, gli imprenditori, ma quello che non si riesce a vendere non lo dobbiamo vendere ai grandi gruppi speculativi, non lo dobbiamo vendere ai tedeschi o ai francesi, ma lo dobbiamo far comprare dalla banca centrale, che stampa moneta e li immette nell'economia, facendo circolare la moneta nelle tasche dei lavoratori, degli imprenditori, e facendo favorire il sistema economico nazionale. Questa è la vera rivoluzione. Rizzo, nazionalizzazione è un grande piano di investimenti pubblici anche per i comunisti, ma cioè, il modello comunista in cosa è diverso però da quello di Casapound e Forza Nuova? Beh, c'è una bella differenza. La nazionalizzazione di per sé la può fare anche la Democrazia Cristiana, l'ha fatta. Insomma, noi vogliamo nazionalizzare, cioè i grandi gruppi economici devono essere nazionalizzati, ma devono essere affidati alla gestione dei lavoratori. Ma pensiamo all'FCA, l'ex Fiat. A cosa serve Elkan dal punto di vista della produzione? La Fiat senza Elkan. Sfiliamo Elkan dalla produzione. Presidente. Il presidente. La Fiat sa produrre automobili uguali dal punto di vista del management, dal punto di vista dei tecnici, dal punto di vista dei lavoratori. L'idea è, da una parte, concentrazione delle ricchezze, quello che viviamo, una riduzione generalizzata del lavoro, perché si riduce l'orario di lavoro. E quindi si concentrano le ricchezze nelle mani di pochi. Oppure un'altra scelta, quella cioè di redistribuire questo lavoro che c'è con le nuove tecnologie, e lavorare tutti, lavorare meno e vivere meglio. Questa è la proposta del Partito Comunista, questo è il socialismo. Fiore, nel vostro programma leggo affidamento allo Stato di tutti i settori strategici dell'economia, sovranità monetaria e, in più, ripudio del debito pubblico nei confronti dei grandi organismi finanziari internazionali. Ma tutto ciò non porterebbe a un isolamento totale del nostro Paese? No.